C'ha ragione il pendolare, è una forma di rispetto arrivare puntuali, perché ho la mia giornata, devo andare al lavoro, non è solo un disservizio, è una forma di rispetto, tre filetti, giusto? Anche perché è un fatto quotidiano. Tutti i giorni. È insopportabile questa situazione, perché si sono poi fatte delle scelte, diciamo la verità. Si è voluto privilegiare una ferrovia di serie A, la lunga, diciamo così, gli Eurostar, alta velocità o che altro, e molto meno investimenti sui pendolari, che sono quelli che tirano avanti la carretta di questo paese, che sono quelli che vanno a lavorare tutte le mattine. E allora bisogna fare un'altra scelta. Il treno è uno strumento fondamentale per la libertà di movimento. Bisogna fare operazioni di investimento che non, appunto, non separino più cittadini di serie A e cittadini di serie B. Questa e poi termino dicendo, ha fatto bene quel pendolare a fare la sua rimostranza, certo. E però si appoggi, ci sono comitati dei pendolari, ci sono le associazioni dei consumatori. Guardate, non lo dico perché io faccio parte di una di quelle, ma stiamo lavorando molto in quella direzione. Per dare forza. Dateci forza, perché possiamo risolvere quei problemi. Tre filetti. Lei di forza non ne ha bisogno, perché ha una tale forza che mi fa quasi paura stare. Guardate che forza c'ha Tre filetti, farebbe tutto da sola. Sì. Paura la scicolone, no. Allora, i rami secchi, quelli che adesso le si è arrabbiato, Tre filetti, i rami secchi, hanno tagliato un po' di treni, di pendolari, gli ultimi anni. Ma aspetta.